Buongiorno a tutti e buongiorno al nostro Nick Andreoni. Ciao Nick. Ciao, buongiorno e complimenti per questa scelta dei Fool's Garden. Grazie, adorabile. Eccoci Nick. Allora, quest'estate, beh, anche tu sarai stato in giro, avrai, come sai, vola in un attimo, no, fa così proprio. Esatto. E noi siamo fra una settimana e l'altra già arrivati alle porte di ottobre. Allora, hai qualche pensiero per chi è entrato a scuola in questi giorni? Come daresti il coraggio agli studenti? Settembre è il mese degli inizi, settembre ragazzi, altro che gennaio. Di base sì, la scuola può piacere o non può piacere. È nostra responsabilità ragazzi trasformare ogni esperienza in qualcosa di positivo o negativo. Quindi l'interpretazione è tutto. Per tutti i ragazzi in ascolto, ecco, anche quelli che preferiscono le vacanze. Paolo, te preferivi le vacanze o la scuola? Deve essere sincero, le vacanze. Come Paolo ci ha ricordato, c'è i pro e i contro. Sì. Quello che mi va di dire, ecco, anche se la scuola non è la nostra tazza di tè, secondo me anche durante la lezione più noiosa, con l'insegnante più fastidioso, quello proprio terribile, possiamo prendere buone ispirazioni. Cioè, è il nostro obiettivo, secondo me, estrapolare sempre qualcosa di produttivo per noi. Cosa pensi appunto del bullismo e come credi che possa essere vinto? Allora, il bullismo, come ogni violenza psicologica, fisica, è un qualcosa che mette a dura prova la nostra calma interiore. Non è mai uno contro uno, questa è la cosa che fa più rabbia secondo me. Cioè, è vero. Cioè, possiamo ricordarci ragazzi come gran parte del dolore può provocare il nostro progresso. Cioè, che cosa intendo per questo? Faccio una metafora con la chitarra. Sì. Quando un chitarrista inizia a suonare deve oltrepassare il dolore ai polpastrelli, deve oltrepassare il dolore alle articolazioni delle dita, ed è proprio questo dolore, ragazzi, che ci plasma, ed è proprio questa sofferenza che ci rende degli uomini migliori domani, dei chitarristi migliori. Questa violenza che state soffrendo oggi può fortificare il vostro carattere. Quindi ecco, se restiamo vigili, se restiamo calmi in tutte le circostanze, il karma ci darà una mano, si spera. Ma già questa sofferenza fa plasmare diamanti. Certo. Il diamante nasce sottoterra, sotto grosse pressioni, ed è proprio quella pressione fortissima che lo rende diamante. Che belle parole, Nick, guarda, veramente ti stavo ascoltando, e anche bello il messaggio che stai dando tramite un mezzo di comunicazione importante come la radio, come siamo noi. Che hai... Ho scritto una canzone intitolata Nessuno, ecco, che prova a spiegare, ecco, prova a raccontare come le sofferenze spesso ci rendono uomini migliori. Quindi se vogliamo avere più fiato in una corsa, dobbiamo vincerla, dobbiamo combatterci, dobbiamo accettare quel dolore, dobbiamo accettare la sensazione del battito cardiaco accelerato. Certo. E queste sofferenze, che siano psicologiche, fisiche, non è mai bello quando ti ritrovi vittima di una violenza. Quindi che sia fisica o psicologica, è un qualcosa che, come ho detto all'inizio risposta, mette a dura prova la nostra calma. Però se riusciamo a oltrepassarla con dignità, oltrepassarla col massimo rispetto, probabilmente la vita ci darà delle buone ricompense. Allora, bellissime parole che condivido pienamente.